Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Vorrei riprovare a vedere se facendo una partita rapida di qui dalle avventure galattiche troviamo qualcosa di interessante. Allora, io sceglierei qua il nostro... Scegli una... LOL! Scegli un'avventura, mi piace. Guarda quante ce n'è. Ce n'è un sacco. Bello. Così possiamo fare qualcosa di accattivante. Scusate, mi sto grattando un occhio. Mi prudo un occhio. Porca miseria. Stocchio maledetto. Un giorno o l'altro dovrei cambiarlo. Allora, Life of a Captain. Quandary Chapter. Vediamo. Vediamo. Ordina per. Qua è voto negativo. Ah, è quello che ho fatto io. 3 points. Non mi è piaciuta. 3 points. Ce n'è 3 di 3 points. Cioè, ma queste sono quelle che ci sono e non ce n'è mai capitata nessuna. Negoziati delicati. Nave madre a terra. Minaccia dal cielo l'abbiamo fatto. Nave madre a terra? Non credo. Negoziati delicati sì. E questi sono anche i tipi. Questo che cos'è? Raccogli. Questo è Enigma. Enigma. Chissà. Domenica scorsa. L'hanno caricato domenica scorsa. 7.12, 7.11. Sono così recenti, mi fa strano. Questi invece non hanno data. Il planet è inconnu. Ma planet si scrive con l'accento dall'altra parte. Ma prendiamone una a sto punto. Prendiamone una. Io vorrei quelle non fatte. Si può mettere quelle non fatte. Download recenti. Sì, perché se ne potrebbero anche aggiungere altre. Ordina per punti spore, difficoltà, valutazione, più popolare, capitano bloccato. Qua è per numero creazioni. No. Per più popolare. Vediamo la più popolare. How to cook your turkey. Numero 2. Ma è l'1? Scusate. How to... No, non c'è l'1? Perché non c'è l'1? Il 2? Questa invece è la battaglia di Azanulbizar. Che dicono che è bella. Proviamo la battaglia di Azanulbizar. Prendiamo questa. Così lo fa vedere. Hobbit, Attack, Orcs. Sì, mi piace. Andiamo con questa, dai. Come creazione di avventura? Non voglio crearla, la voglio giocare. Sai, presente? Sì, ma adesso non metterci 73 anni e mezzo, Plox. Capito? Tra l'altro ce ne sono anche di scaricabili, quindi possiamo tipo... Questa serie non finirà mai. Questa serie non finirà mai. Allora, la battaglia... Esamina il tuo capitano. No, ma non va... Vabbè, c'è un capitano diverso. Vabbè, facciamo questo qua. Boh, GG. Io volevo usare un altro capitano. Cioè, il nostro capitano. Però mi fa scegliere quello. Vediamo, dai. La battaglia di Azanulbizar. You have come with an army to avenge Fror, who was once king under the mountain, but was disinherited by Smaug. Then, in his madness, attempt to return to Moria, and was brutally murdered by Azog, the Pale Orc. Ah, è la questione del Signore degli Anelli. Cioè, si è andato con un'armi per vendicare, con un'armata per vendicare Tror, che una volta era il re sotto la montagna, ma è stato spodestato da Smaug. Poi, nella sua pazzia, ha cercato di ritornare in possesso di Moria, e è stato brutalmente ucciso da Azog, l'orco pallido. Quindi sono delle questioni che sono ancora prima dello Hobbit come questione di storia. Per il fatto che lo Hobbit parte dal
figlio o nipote di Thor? Non mi ricordo più che torna poi per riprendersi la montagna da Smaug. Ah, questo dovrebbe essere un nano, suppongo. LOL. Conduci le tue armate alla vittoria contro gli orchi. sotto il comando di Azog, il... Ah, com'è che si chiamava? Azog? Boh. E vendica Tror. Azog, com'è che si chiamava Azog? Yeah! Uccidi Gundabad Archer. Gli arcieri di Gundabad. Yeah, a morte gli arcieri di Gundabad. Sono questi gli arcieri di Gundabad. Sì. Ok, loro sono andati. Ma che sembra un tifo da stadio qua. Yeah! Uccidiamo quegli arcieri di Gundabad. Ah, ho anche una folgorazione. Vai di folgorazione, scusa. Ah, ma me li stanno uccidendo tutti gli altri. Quello chi è? Ah, è uno dei nostri. Dai! Per Tror! Re sotto la montagna! Ah, questi sono i miei nemici. Gundabad Archer. Via! Oh santi nomi quanti sono! Via morte, Gundabad Archer! No, sto morendo! Sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo, sono morto. Ah, Crebbio! Per un passo! Eravamo praticamente il guarda! È morto con un centimetro di. Dal. Bah! Molti nani sono morti per vendicare Tror. Detto questo. Dato che i corpi dei nani erano così numerosi, i sopravvissuti sono stati costretti a bruciarli, al contrario delle abitudini dei nani. Ma riproviamolo un attimo, vedere un po'. Sì, ok. Bon, tanti auguri a tutti, tanti auguri a chi tanti manti ha. Sto giro magari non buttiamoci troppo nella mischia. No, qua ci sono dei Gundabad Archers che andrei subito a eliminare. Stiamo magari un po' più attenti alla nostra vita. Ma com'è possibile che non infliggo danno? Crebbio! Andiamo via. Perché ce l'hanno con me? Non ci sono dei buff di energia da qualche parte. Ho poca vita. Dove Cribbio me la rifà? Ah, se sto fermo. Aspetta, guardiamo che li secchino. Ecco. Stanno diminuendo. Ok, Gundabad Orc sono quasi tutti finiti. Boh, quelli sono andati. Sì, non stiamo facendo niente, ma siamo mezzi morti. Prima siamo morti come non so di cosa. Ah, qua c'è della vita. Andiamo a prenderci della vita. Alla carica! A morte gli invasori! A morte gli orchi! Ma fa anche dei buoni attacchi, ma non è fatto bene sto qua, non è fatto per delle battaglie di massa. Io dico che abitano qua. Che dobbiamo fare? Ora non ho mica capito. Ah, uccidi Gundabad Orc, uccidi Armored Gundabad Orc. Vai, 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 vai. Ma ce la fai, ma. Oh santo. Li abbiamo uccisi, ok. Dobbiamo uccidere gli altri adesso.
qua mi fanno un danno. Vattene! Oh santi numi. Azzo che dietro di Rimmel Gate. Carica, Vendicator. Troll. Magari recuperiamo un po' di vita qua. Vai! Questi arcieri del manga! Cos'è questa? Una mina? Ne sono tantissimi qua, ma non è che delle armi a distanza. Oddio, oddio, vattene! Ma faffan, bro, ma dai, ma non è possibile! Ma guarda, ma dai! Ma che cribbio! Sì, sì, sono stati bruciati e chi se ne frega, vabbè, fatto, ciao. Più tardi. Niente, non è... E proviamo un'altra, dai, allora, scegli un'avventura. Proviamo come cucinare il tacchino. Sarà meno violenta, dai? No? Tror, mi spiace, senti, ti vendicheremo un'altra volta in un altro luogo, in un altro lago, in tutti i luoghi, in tutti i laghi e in tutte le crune degli aghi. Download creazione di avventura in corso, ccc, cococò. Nel frattempo abbiamo finito di esplorare lo spazio, tempo che ci metta a scaricare un'avventura del Kaiser per cucinare un tacchino, poi. Vabbè. How to cook your target 2. Oh, posso scegliere il capitano, prendiamo Kirk. Oh, possiamo almeno giocarla con il nostro Kirk. Allora, andiamo a cucinare questo tacchino. How to cook your turkey 2. Join up with Chief Chef and roast the best darned Thanksgiving turkey that ever existed. Cioè, unisciti al chef capo e arrostisci il miglior tacchino del giorno del ringraziamento che sia stato mai visto. Che si sia mai visto. Disinfestazione germi cellulari. I germi magari non mettiamoli nel tacchino, ecco. I vettori ricombinanti. Oh santi nomi. Ricombinazione dei vettori evolutivi. Ok, nel frattempo io sono diventato vecchio. E scelta casuale dei dati sugli archetipi. Sì, grazie. Gastrodermico, ok. Io non capisco perché la Maxis abbia sempre dei tempi di caricamento geologici. Cioè, fai prima a finire il simulatore di montagna, che non ha aspettare un caricamento da Maxis. E per chi non lo sapesse, sì, esiste davvero un simulatore di montagna in cui non fai niente. Perché una montagna non fa niente. Welcome to the live broadcast of a TV cooking show, Cooking with Chief Chef. Chief Chef. Today you will assist Chief with roasting a pristine specimen of turkey. Quindi benvenuti alla diretta televisiva dello show culinario televisivo Cooking with Chief Chef. Oggi assisterete Chief ad arrostire un tacchino, ecco. Complimenti, capitano. Salve, allora. Buon salve, cosa mi racconta? Ciao e benvenuto a Cooking with Chief Chef! La star di oggi è il nostro capitano! Ci assisteranno mentre cuciniamo il tacchino perfetto per il giorno di ringraziamento. Ho già fatto tutto. Ho già preparato tutto. Quello che. Ce l'ho già tutto pronto perché l'ho cucinato nello scorso show del giorno del ringraziamento. Cioè quello dell'anno scorso. Garantisco che è fresco come lo era quando è stato fatto per la prima volta. Ah, bello. Purtroppo questo non è completo fino a un... Ah, ok, è tutto pronto tranne il tacchino. Senza il tacchino al centro, insomma.
Ora seguitemi al mio fantastico macchinario per arrostire i tacchini. Che dov'è? Ah, eccolo. Va bene, vediamo. Ora, capitano, muoviti molto lentamente e con attenzione dentro il cerchio. Poi, per far partire la mia macchina, per favore, prendi la granata magica nel centro e lanciala nel barile esplosivo. Gentilmente. La musica è epica pure. Allora. E devo lanciarla qua? Wow. Prendi il tacchino. Ma come non me lo fa prendere? Posso saltare? Fammelo prendere. È protetto, ma che Kaiser? Aspettate, proviamo a prendere la rincorsa da qua. No, troppo lunghi. Ah, l'ha preso sto giro. Ok. E mettiamolo là. Yai! Parla con Chief Chef. Ce l'hai fatta! Dove vai? Devi parlare con Chief Chef. Congratulazioni, capitano! Hai cotto con successo il tacchino! Ora avremo tutti una festa, un banchetto spettacolare per il giorno del ringraziamento. Hurra! Aspetta un secondo, hai sentito questo rumore? Oh santi nomi! Ah no, non posso ucciderli. Sono arrivati e mangiate, boh. No, il nostro bellissimo spettacolare. No, la nostra bellissima spettacolare creazione è andata. Oh, bene. Che cosa ti aspetti? Tutta la cucina è stata creata all'esterno. Questi animali selvaggi, no, questi selvaggi imino, stavano giusto seguendo il loro istinto, il loro stupido, primitivo, inconsulto istinto. Comunque, capitano, ci vedremo un'altra volta. Grazie per l'aiuto, comunque. LOL, no, questa mi è piaciuta, dai, è simpatica. È un po' insulsa, ma è simpatica, dai, l'hanno fatta bene. Ah, va a finire che questo episodio di Cooking with Chief Chef ha guadagnato molte più visualizzazioni che non gli altri show culinari abbiano mai fatto prima. Cioè, non lo sto traducendo bene in italiano, però insomma, capiate il senso. Complimenti, capitano, e buon giorno del ringraziamento.
fatto, dai, questa mi è piaciuta un sacco. No, perché non me l'ha fatto votare quella? Era bellissima. Boh, sono passati praticamente 20 minuti adesso. Quindi io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao!